Buonasera agli ascoltatori, la verità alle 7. Allora, come avevamo preannunciato questa mattina al termine della rassegna stampa, l'interlocutore di questa sera è una firma della Verità e di Panorama, Alessandro Rico, che è già in collegamento. Ciao caro Alessandro, come stai? Ciao, tutto bene? Spero bene anche tutti i nostri ascoltatori e lettori che per fortuna anche in questo periodo ci seguono sempre con grande assiduità e grande fedeltà. Ecco, e invece non c'è né assiduità, né fedeltà, né coerenza, né chiarezza in questa storia delle linee guida diffuse nei giorni scorsi, e la Verità ne ha lungamente scritto per ristoratori, negozi di parrucchiere, di barbiere, spiagge, eccetera, e ora nel tentativo del governo di buttare un po', diciamo, di fare scaricabarile a danno delle regioni. Com'è la situazione, Alessandro? Fatti e soprattutto tua valutazione. Guarda, innanzitutto bisogna fare una piccola premessa di metodo, cioè qui non basta dire si fa un protocollo stilato dai tecnici e si dice queste sono le misure di sicurezza da rispettare, perché poi come abbiamo visto nel caso dei ristoranti, degli alberghi, degli stabilimenti balneari, le regole che vengono proposte sono regole semplicemente suicide. A, perché dimezzano, se non peggio, la possibilità, il giro d'affari, quindi la possibilità di accogliere clienti, rendendo anche l'esperienza stessa della fruizione di quei servizi un incubo, perché è chiaro che se io devo andare al ristorante, stare a 4 metri, mettere la barriera di plexiglass, la mascherina, la fila, diventa un incubo, preferisco stare a casa. A fronte però di spese di gestione che rimangono le stesse, quindi così i ristoranti o non riaprono o semplicemente l'agonia si prolunga di qualche mese, ma alla fine l'esito sarà tragico. Lo stesso vale per gli stabilimenti balneari, per gli alberghi. Sentivo l'altro giorno si diceva spazi comuni da chiudere se non sono in grado di garantire la distanza di sicurezza, allora che facciamo? La gente può stare solo in camera, è una follia totale. Peraltro ne scriviamo anche oggi, il tema sulle vacanze, c'è anche il tema dei bonus che sono cifre ridicole, congegnate in modo tale da essere anche quelle scaricate sulle spalle di chi ospiterà eventualmente i pochi coraggiosi che vorranno andare in vacanza. Quindi la situazione è tragica. Per la fase 3 si profila, come dicevi tu, una sorta di scaricabarile sulle regioni, cioè si dice, dato che le regioni protestano, perché i dati di oggi, facciamo un esempio, nel Lazio abbiamo 18 nuovi contagi. In una regione che ha 18 nuovi contagi non è pensabile applicare le stesse regole che si applicano in una regione in cui la situazione è ancora abbastanza delicata, come per esempio il Piemonte. Non di meno, non si è mai pensato in queste settimane, perché questo è un discorso che andava fatto già da 2 o 3 settimane, di studiare con ogni singola regione, magari anche all'interno delle stesse regioni, dei piani differenziati. Adesso la soluzione che stanno adottando è, beh sì, ma nello spirito dei principi che noi diamo, quindi delle linee guida che noi diamo, poi ogni regione dovrà potrà regolarsi entro questi principi autonomamente. Il problema è che a questo punto poi nasce un discorso ovviamente di responsabilità, cioè se io non seguo le direttive dell'INAIL e succede qualcosa, la colpa diventa ovviamente del governatore di quella regione che ha deciso di fare in testa sua. Quindi c'è chiaramente prima c'è stato un tentativo di centralizzare tutto, un tentativo francamente assurdo, oserei dire autoritario per certi versi. Adesso invece hanno capito che questa attività non può più andare avanti, perché sono gli stessi governatori di centrosinistra, come Bonaccini, ad aver, anche in qualità di presidente della conferenza Stato regioni, ad aver della conferenza delle regioni, ad aver chiesto di allentare questo approccio centralistico. Però anziché ragionare, riflettere, dando un'autonomia che però prevede anche un'assunzione di responsabilità da parte del governo centrale, presentano i protocolli sanitari fatti dai tecnici, quindi che di politico non hanno nulla, e poi dicono: beh, te la vedete voi. Purtroppo questa abdicazione della politica è stato uno dei peggiori danni che hanno reso la pandemia ancora più grave sul piano sociale e sul piano economico. Ma Alessandro, tu hai messo a fuoco, diciamo, le tre malattie, no? La malattia centralista, decide tutto Roma, la malattia, tecnocratica, ci nascondiamo dietro i professori, i comitati, gli scienziati, e
E anche la malattia di furbizia politica, faccio una cosa con la riserva mentale di dare poi la colpa a qualcun altro. Ok, ma secondo te non c'è anche una quarta malattia, cioè la pretesa proprio di regolare troppo attraverso le norme giuridiche? Cioè, gli italiani non sono scemi. Non bastava secondo te un discorso di persuasione? Cioè, guardate, ancora un rischio, pur in discesa, cioè, siate prudenti, le distanze, le mascherine, però non è che dobbiamo regolare ogni singolo passo che fa un barbiere, un parrucchiere, eccetera, o la faccio troppo facile. Ma certo, è lo stesso discorso che è stato fatto in Germania, dove la Merkel non è che ha mai detto non uscite di casa. Qui da noi si è spacciato come grande rivoluzione sul piano tecnico e sanitario l'idea banale di stare in casa e lavarsi le mani, no? Che sono state queste alla fine le grandi azioni di profilassi che ci sono state proposte finora. Altrove si è puntato molto sulla responsabilizzazione, sulla spiegazione dettagliata di quello che avrebbe comportato mantenere gli standard di vita precedenti, sul senso di lavorare a una serie di restrizioni, coinvolgendo appunto nei processi decisionali le persone. Qui il fatto che l'iperregolazione l'abbiamo vista con il caso dei congiunti, no? Tutta quella assurda e surreale querela che si è determinata su questa cosa dei congiunti, e che peraltro ha creato qualche malumore anche all'interno della maggioranza, almeno di quei soggetti che hanno dimostrato di pensare un po' più con la loro testa. Mi riferisco per esempio al vice ministro della sanità Sileri, che devo dire spezzo la lancia a suo favore, perché tra tutti i personaggi che abbiamo visto in questa situazione lui è stato forse uno dei più ragionevoli, ecco, che ha aperto anche su tante critiche che venivano mosse alla gestione dell'emergenza. Peraltro adesso finalmente si apre anche non più ai congiunti, ma anche agli amici, ma anche qui nel caos più totale, perché si dice non c'è un numero generale di persone che si possono vedere, ma non agli assembramenti, quindi in quanti si va? Cioè, qual è la discrezionalità di intervento poi eventualmente delle forze dell'ordine? Tutta questa situazione, peraltro, secondo me, sta pian piano logorando anche la tenuta psicologica delle persone. E io temo che stia creando anche un'atmosfera in certi casi delatoria. Ti faccio un esempio che viene dalla mia esperienza personale, nella città dove sono nato, cioè L'Aquila. Sentivo che ieri L'Aquila è una città a zero contagi ormai da giorni, da Certo. settimane. Ascoltavo ieri che c'è stato un presunto assembramento nel centro storico segnalato dagli abitanti della zona che hanno chiamato le forze dell'ordine. Secondo me questa situazione è abbastanza preoccupante, cioè l'idea che ormai è il cittadino stesso che guarda il runner, chiama la polizia, ah, maledetto runner, che c'è. Ma questa d'altronde è una spirale involutiva in cui ci hanno precipitato scientificamente. Perché qual è il retropensiero che ha costruito questo tipo di narrazione? Il retropensiero è che se le cose vanno bene, il merito è di Giuseppe Conte e della sua potenza di fuoco. Se le cose vanno male, la colpa è o dei governatori di centrodestra con il loro stragismo sanitario, come l'ha definito la trasmissione in Rai, oppure la colpa è della gente, dei cattivoni che vanno sui navigli, vengono fotografati in prospettiva in modo tale che sembri che ci siano 2000 persone, di quelli che vanno a correre, di quelli che vogliono andare nella seconda casa. Anche qui l'assurdità di dire non si può andare nelle seconde case che sono fuori regione. Ma voi immaginatevi le situazioni, per esempio, delle regioni di confine. Ci sono casi in cui magari si può andare fino a un certo punto e non superare di 1 chilometro. Voglio fare sempre l'esempio del personale, no? Perché le storie personali poi sono quelle più vere. Ma noi aquilani, molti di noi, hanno delle case al mare, per esempio. E c'è chi ce l'ha a Pescara, chi magari ce l'ha nelle località della costa adriatica nord. E allora tu puoi arrivare fino al confine con le Marche, ma se la seconda casa al mare ce l'hai nel primo paesino No. delle Marche non ci puoi andare. Vi rendete conto che è assurda l'idea di voler impedire alla gente di andare a casa sua? Ed è una cosa che non crea nessun pericolo sanitario, mettersi in macchina, prendere la macchina, parcheggiare davanti a casa e entrare in casa.
Peraltro, Quindi io sono sconvolto, insomma, da questa gestione. per restare sulle seconde case su cui l'IMU viene regolarmente pagata con aliquote altissime, quindi anche Certo. questa è fantastico. Per pagare va bene, per andarci no, è meraviglioso. Senti, Naturalmente. Alessandro, sappiamo che la giornata è stata carica di tensioni, perché in mattinata c'è stato un primo confronto governo-regioni, poi è iniziato il Consiglio dei Ministri. Poi le regioni, fino a mezz'ora fa, si stavano vedendo da sé. Secondo te dobbiamo aspettarci per l'ora di cena un'altra, diciamo, esibizione televisiva di Giuseppe Conte in veste di papà, di precettore, che ci dirà le distanze, cosa potete fare, cosa non potete fare, oppure questo spettacolo andrà in scena domani? Tu che dici? Ma può darsi che la solita conferenza stampa notturna ci delizia, anzi adesso sono diventate più che altro conferenze stampa di ora cena, più che notturne. Sì, può darsi anche che ci aspetti già stasera, ovviamente solo nel caso in cui lui sia in grado di arrogarsi il merito di Tira aver fuori le cose, trovato una certo. grande mediazione, perché lui adesso si sta accreditando ormai come la figura del grande mediatore, capace di comporre i dissidi, di mettere insieme il PD e i 5 Stelle. Quindi in quel caso sicuramente si esibirà. Purtroppo vediamo anche che queste mediazioni alla fine dei risultati veri ne portano pochi, perché le conferenze stampa che lui fa annunciando grandi rivoluzioni, potenze di fuoco, annunciando una doppia manovra con i 55 miliardi, e poi in realtà vediamo che adesso, a meno che mentre parlavamo non sia uscito all'improvviso qualcosa, ma fino a pochi minuti fa il testo del decreto Non c'è. che dovrebbe salvare l'Italia, il decreto rilancio, non c'è. Quindi abbiamo fatto una conferenza stampa, abbiamo visto ministre in lacrime, commosse, abbiamo visto spottoni da parte di tutti i componenti del governo, ma per un testo che al momento non esiste. Quindi non solo discutevano di una bozza, ma di una bozza che non è stata neppure trasmessa a chi di dovere. Si dice sì, c'è la bollinatura, stiamo tenendo la bollinatura della ragioneria dello Stato, diceva oggi Gualtieri. E questo più o meno è lo spettacolo a cui ci hanno abituati. Allora, purtroppo è tutto molto chiaro e anche molto triste. Allora, per questa sera non mi resta che ringraziare Alessandro Rico. Grazie Alessandro, davvero. Ringraziare chi ci ha seguito, a maggior ragione se domani mattina passerete in edicola a prendere La Verità e Panorama, La Verità che sarà piena di cose assolutamente da non perdere, mentre Panorama, vi segnalo il servizio d'apertura sui virologi star e le loro esibizioni anche televisive. Ottime ragioni per andare in edicola e prendere l'una e l'altra testata. Per questa sera è tutto, grazie ancora ad Alessandro, buona serata a tutti. Grazie, grazie dell'invito e saluti a tutti.